riusciamo anche a sistemare. Grazie, ci fa piacere vedere tanta gente per questo che è uno degli incontri conclusivi della nostra rassegna di quest'anno, e abbiamo il piacere di avere qua con noi Enrico Ruggeri. L'applauso c'è già stato, ma secondo me se ne facciamo un altro fa sempre piacere. Enrico, che viene a parlarci del suo nuovo romanzo, del suo nuovo noir, del suo nuovo giallo. Io partirei subito con una considerazione: quando uno si prepara per un'intervista di questi tempi va subito a dare un'occhiata magari a Wikipedia. Su Wikipedia, se uno cerca Enrico Ruggeri, trova scritto cantante e scrittore, cioè dopo l'attività di cantante c'è segnata quella di scrittore, va bene? Oppure preferivi che ci fosse davanti, non so, conduttore radiofonico, Ma no, buongiorno. Ma in realtà sono tutte facce di una stessa medaglia. A me piace raccontare la vita, raccontare delle storie agli altri, dimostrare che la vita è molto poetica, è molto spettacolare, che sulla vita di ogni essere umano si possono scrivere libri, fare piste teatrali, fare film, scrivere canzoni, si può fare qualsiasi cosa. E naturalmente il mio territorio naturale è stato quello della canzone, poi piano piano sono arrivate altre cose, anche con molta cautela, perché scrivere libri, insomma, è una cosa delicata. Qua ti trovi nell'eventualità che il tuo libro finisca in una scrivania, in uno scaffale dove magari nel ripiano sotto c'è guerra e pace, per cui bisogna stare attenti, no? E poi ho fatto anche cose di diversa caratura, la televisione, la radio, che mi piace molto di più della televisione, francamente. Però in effetti è quello, insomma, raccontatore di storie proprie e altrui. Va bene, è stato un piacere chiacchierare con Enrico Ruggeri. Complimenti, il libro è francamente davvero molto bello. Grazie.